Le fotografie di Raffaele Ciceri offrono una documentazione amplissima della Nuoro di Grazia Deledda. E nello stesso tempo lo stesso Ciceri diventa un personaggio letterario attraverso l'affresco, la sintesi che negli anni 70 del Novecento fa di Nuoro Salvatore Satta nello straordinario romanzo Il giorno del giudizio. Che dire di questo farmacista non fotografo professionista? Certamente, osservando le sue foto, si nota la sua vicinanza al popolo che quasi sempre oggetto dei suoi scatti. Uscendo dalla sua farmacia, che era posta nella parte superiore della Via Maiore del Corso Garibaldi, ritraeva i nuoresi che attraversavano questa strada, i nuoresi del quartiere di San Pietro, il quartiere dei pastori, e i nuoresi del quartiere di Seona, nel lato opposto, che necessariamente dovevano attraversare questa via che era insieme luogo di confine e luogo di incontro, di connessione. Allora, in sintesi potremmo dire che le fotografie di Ciceri costituiscono un corpus documentativo di grande interesse su quella Nuoro, come dicevo, ampiamente descritta nei romanzi di Grazia Deledda, e nello stesso tempo danno conto della presenza, e questo conferma appunto cos'era Nuoro in quegli anni, conferma la presenza di abilità, di competenze anche nel campo della fotografia, che peraltro erano diffuse anche ad altri intellettuali del tempo, coevi di Raffaele Ciceri come Sebastiano Satta e lo stesso Antonio Vallero. Allora, Raffaele Ciceri era praticamente sconosciuto sino al 1969, quando sono saltate fuori circa 300 lastre stereoscopiche impressionate da lui, i primi del Novecento a Nuoro. Raffaele era nato, è farmacista e fotografo, era nato nel 1870 a Nuoro, il padre arrivava da Como, era un commerciante di legnami. Dopo la laurea in farmacia era tornato a Nuoro e aveva rilevato la farmacia Florisi nella parte al terminale del corso, che è uno degli scenari suoi preferiti per le fotografie. Era, insomma, è stato difficile riuscire ad avere qualche notizia su di lui, perché praticamente quelli che l'avevano conosciuto negli anni 70 erano quasi tutti morti, tranne pochissime persone come la cugina, che era ancora viva e ci ha potuto aiutare nel darci qualche ragguaglio sulla sua vita. Era un vero e proprio personaggio, tant'è che Salvatore Satta gli dedica ampio spazio nel giorno del giudizio. Queste foto sono particolari perché lui era una persona molto curiosa, quindi spazia intanto a Nuoro, poi in molti paesi della Barbagia, della Sardegna, addirittura anche ci sono parecchie fotografie scattate nelle diverse città italiane, anche a Tunisi, dove girava. Era uno dei personaggi portanti della Caffè Tetta Manzi, perché lui era molto amico del proprietario del caffè, che era contemporaneamente proprietario dello stabile dove aveva la farmacia, e tramite lui proprio sono arrivate queste foto, perché alla morte lui aveva lasciato tutto all'ospedale civile di Nuoro e niente a quei pochissimi parenti che gli erano rimasti. Allora, questo fondo, che è composto, come dicevo, di 300 lastre stereoscopiche scattate con un apparecchio francese, il Verascope Richard, che vanno dai primi anni del Novecento sino al 1917-18 più o meno, sono arrivate alla mia famiglia tramite il signor Giovan Antonio Musina, che era il proprietario del caffè Tetta Manzi, dei quali poi siamo eredi, nonché della farmacia dove la quale operava Ciceri e dove abitava sopra. Quindi il signor Musina aveva conservato per fortuna queste lastre dentro una scatola di saponi farmaceutici ben sigillata, per cui insomma si sono conservate abbastanza bene. Un altro fondo è stato scoperto recentemente dalla casa editrice Lisso, che ha acquisito il fondo Pirari,
quindi lì ci sono altre lastre molto interessanti, tra l'altro, che molte delle quali inedite, di cui insomma non ci sono le copie nel precedente fondo che la mia famiglia ha donato all'ISRE. La mostra Al Tribù di Raffaele Ciceri vuole essere certamente, data la quantità di materiale, una mostra che racconta Nuoro in una maniera totalmente inedita, però anche quella di un personaggio molto interessante, perché come raccontano chi in qualche modo ha studiato la sua persona, e a me ha profondamente colpito questo, lui vuole da ricco, soprattutto poi da ricco in quel momento storico della Sardegna, e quindi dove intorno a lui c'era un'estrema miseria, lui si fa seppellire in una fossa comune, lasciando tutto, diciamo così, alla povera gente, in qualche modo all'ospedale. Ecco, un personaggio del genere mi emoziona in qualche maniera poter comporre su di lui un percorso espositivo. Un percorso espositivo che parte da una forte suggestione. Le sue immagini sono impresse infatti su lastra vitrea, e le prime volte che accostandomi appunto a una finestra potei guardarle, mi colpì il fatto di esserci quasi dentro. Quindi mi piacerebbe che la mostra potesse restituire questa sensazione anche ai visitatori. Ciceri, che ecco, si vuole sottolineare questo del fatto che lui probabilmente non pensava di essere un fotografo, era uno che con una scatoletta di legno usciva dalla sua farmacia e ha fissato delle tranche de vie, quindi con dei tagli inediti, molto moderni, contemporanei, una Nuoro colta nel suo vivere quotidiano, e poi probabilmente non avendo una distanza tra sé e il popolo, tra virgolette, restituisce anche un'immagine molto immediata, molto forte, no? Di abiti, di movenze, di situazioni in quella piccolo comune di 7.000 abitanti che era la Nuoro inizio secolo. Molto affascinanti sono anche le immagini che lui realizza nei vari tour. Prima fra tutte credo sia interessante i padiglioni dell'Expo Universale Internazionale di Roma 1911, 50 anni di Italia Unita con Roma Capitale, e lui è lì, quindi una personalità, una figura cosciente anche. Un farmacista che però ha lasciato traccia, infatti la mostra vuole sottolineare questo. Esiste una sequenza che, a mio parere, non essendo un esperto, però chiamato comunque a proporla nell'esposizione, una sequenza che reputo assolutamente straordinaria. Siamo forse a Saitria di Paoli Latti, no? La sequenza di un gruppo di donne colte dall'esterno in una chiesa che sembra qua fa tutt'uno con le rocce di basamento. Un gruppo di donne vestite di nero, probabilmente in una giornata ventosa per la Settimana Santa, e Ciceri realizza uno scatto dal retro di questo gruppo femminile, poi l'uscita del Cristo in croce con i confratelli. Ecco, quello credo che sia uno dei momenti alti anche sotto il profilo del linguaggio fotografico della mostra. Uno dei punti forza dell'esposizione penso possa essere, sarà divertente anche perché avrà delle valenze interattive con i fruitori, con i visitatori, una selezione, 5-6 immagini proposte in un formato tridimensionale. Questo sempre per il discorso a cui accennavo poc'anzi, di voler far entrare con l'occhio di Ciceri il visitatore nelle sue immagini. La fotografia di Ciceri, oltre al suo spirito borghese ed intellettuale, si caratterizza per una forte tecnica d'avanguardia, soprattutto per il periodo. Siamo nei primi del Novecento, dove Nuoro in quel periodo aveva circa 7.000 abitanti. Stiamo parlando di stereografia. Questa tecnica nasce nel 1860 e si sviluppa circa 60 anni dopo la nascita della fotografia, che avviene nei primi dell'Ottocento.
La stereografia è resa possibile dall'ausilio di macchine fotografiche che, rispetto alle tradizionali, hanno due obiettivi. La distanza di questi due obiettivi è pari alla distanza che ci può essere tra i due occhi e ciò che restituiscono sono due fotogrammi che si differiscono l'uno dall'altro. Questa differenza è pari a quelle differenze che possiamo percepire coprendo simultaneamente un occhio rispetto all'altro e quindi restituiscono un'immagine che ha una differenza prospettica leggermente diversa. E questo ci permette di avere una tridimensionalità nella visione quotidiana delle cose. L'anaglifo, invece, è una tecnica che si sviluppa più o meno negli stessi anni, ricordiamo stiamo parlando intorno alla metà dell'Ottocento, che a differenza della stereografia, che sono due elementi anche fisicamente separati, ma è un'immagine che è sovrapposta l'una rispetto all'altra. Ad una visione generale appare come un'immagine abbastanza incomprensibile, ma soprattutto appare come un'immagine con un fuoriregistro molto evidente. In realtà non è così, perché la differenza prospettica di cui parlavamo prima è quella differenza cromatica, appunto, che a una visione normale noi vediamo. Sarà poi l'utilizzo di semplici occhiali stereoscopici o di questo tipo che una volta utilizzati e indossati permettono all'occhio, tramite il filtraggio delle lenti colorate, di vedere un'immagine per un occhio diversa rispetto all'altro. Succede che poi internamente il nostro cervello, come peraltro nelle visioni generali delle cose succede quotidianamente, fonderà in un'unica immagine con una percezione tridimensionale. Ciceri, che fotografava stereograficamente, utilizzava la tecnica fotografica, ma invece per restituire l'immagine tridimensionale, utilizzando i suoi fotogrammi, aveva necessità di un oggetto che era un visore stereoscopico che aveva comunque l'obiettivo sempre quello di dividere una visione, la visione binoculare, e permettere ad un occhio di vedere un fotogramma separatamente rispetto all'altro, e poi succedeva sempre nel nostro cervello la fusione di cui parlavamo prima. Le quattro immagini che ci sono in fiera praticamente riproducono due diversi anaglifi. I primi, che sono quelle immagini che si riferiscono alla processione, a quel corteo nuziale, che nascono da delle stereografie reali, dove tramite l'ausilio di tecniche fotografiche attuali si sono sovrapposte e sono state tenute separate le distinzioni cromatiche e quindi creato un anaglifo partendo da una stereografia originale. Quindi il fotogramma sinistro è stato cromaticamente distinto dal fotogramma destro e poi, sempre con l'ausilio degli occhialini, sarà possibile la visione stereografica del 3D. Le altre due foto, il gruppo di uomini e i preti che salgono le scale, invece, nascono da due singole foto bidimensionali, perché purtroppo i vetrini hanno subito un danno. E qui il discorso della restituzione della tridimensionalità ha seguito una tecnica leggermente diversa. Tramite l'immagine è stata scomposta tramite Photoshop nei vari piani che la raffigurano e manualmente, in questo caso, sono state riprodotte delle sfasature in maniera tale da avere una restituzione prospettica e di profondità dell'immagine. L'obiettivo di questo lavoro, e poi anche quello ovviamente della mostra, sarà quello di riprodurre il più possibile, di simulare più realmente la visione tridimensionale e prospettica che Ciceri, 100 anni fa, faceva.